Gentili telespettatori, a voi tutti buonasera e bentrovati con questa nuova puntata di Box Attualità. Come già annunciato nelle anticipazioni durante il notiziario regionale, questa sera, come la scorsa puntata, abbiamo deciso di isolare una problematica sociale molto importante. Abbiamo parlato sette giorni fa di sicurezza, di degrado e di criminalità. Questa volta invece io e Chiara De Logu, anche alla luce delle tante mail che abbiamo ricevute e che continuiamo a ricevere, vi ringraziamo per questa sollecitazione e questo supporto anche in termini di proposte di contributi, abbiamo deciso di parlare di giovani. Giovani in che modo? Parleremo di scuola e quindi di una scuola che nonostante tutto riesce a stare in piedi, nonostante i tagli, nonostante i vari governi che Promettono sempre buone scuole, ma poi alla fine i problemi e le manifestazioni di protesta non mancano. Parleremo di giovani, con soprattutto un occhio critico nei confronti di quegli adulti che fanno spendere, per esempio, agli universitari decine e decine di migliaia di euro per affitti di eh, strutture, di appartamenti, di monolocali, incredibilmente sotto lo standard di qualità e soprattutto di, ehm, di permessi eh, che mancano poi vedremo anche i servizi che abbiamo realizzato, ma parleremo soprattutto di crisi, di identità, di valori e quella precarietà che ormai attanaglia tutta la nuova generazione, a cominciare dal lavoro, ma soprattutto a cominciare da quella serena convivenza che dovrebbe esserci tra giovani, meno giovani, tra insegnanti, studenti e vedremo per esempio anche tra autisti degli autobus di linea con gli episodi che sono avvenuti proprio nei giorni scorsi. Diverse quindi le tematiche che tratteremo, sempre tante, eh, in questo caso le ospiti perché sarà un pubblico prevalentemente femminile, al mio fianco alla conduzione Chiara de Logo. Grazie Vladimiro, soprattutto grazie a tutti voi che ci state seguendo. Partiamo subito con il primo tema che è un, un tema davvero cruciale per il nostro Paese. Il Neopremier l'aveva definito il punto dal quale partire per risollevarsi dalla crisi. Sto parlando della scuola oggi a distanza di mesi, l'aveva detto a marzo, oggi siamo eh, ormai alle porte del, dell'autunno, quindi. Eh, a novembre, eh, le cose sembrano non essere cambiate più di tanto, ci sono diversi malumori, tante promesse come sempre. E, um, oggi vogliamo sviscerare questo argomento con le nostre ospiti perché ci sembra importante partire proprio anche dai più piccoli, dalla scuola, dall'educazione, dall'istruzione: che cosa significa, che cosa può uh, portare uh, come valore aggiunto nella nostra società e quale modo di cambiare uh, la visione della scuola può creare anche uh, degli. Gli esseri umani, dei futuri politici in grado di governare meglio il nostro paese. Lo facciamo insieme alle nostre ospiti che vado subito a presentarvi. È un piacere averla tra noi, è la scrittrice, ha scritto due romanzi di successo pubblicati e ha vinto diversi premi internazionali. Bentornata a Irma Zanetti. Grazie a voi per l'ospitalità, buonasera. È presidente nazionale dei giovani della CNA, il benvenuto e il bentrovata a Stefania Milo. Buonasera, buonasera a tutti voi. È segretaria della Camera del Lavoro di Milano, bentrovata e bentornata anche a lei, a Tiziana Scalco. Grazie, buonasera a voi. È stata dirigente scolastica, è stata anche la paladina di alcune battaglie importanti su Monza, oggi è capogruppo di Una Monza per Tutti in Consiglio Comunale, bentrovata a Anna Maria Martinetti. Grazie mille, buonasera a tutti. Dunque partiamo subito come consuetudine con la nostra copertina dedicata al mondo della scuola, un mondo in trasformazione, in perenne trasformazione, come è anche giusto che sia, dal momento che eh, la scuola è, dovrebbe essere al passo con i tempi. Beh, Renzi ha promesso, come vi dicevo, tanti cambiamenti, eh, però attua tanti tagli, vediamo. A marzo il neopremier Renzi, fresco di nomina, l'aveva indicata come il luogo da cui ripartire per uscire dalla crisi, ma sulla scuola deve aver cambiato idea. Nel prossimo triennio infatti il taglio sarà di 421 milioni di euro. Nel frattempo professori, studenti, personale scolastico, famiglie ed esperti del settore sono stati chiamati a dare un proprio contributo al piano del governo e ad arricchirlo grazie ad un questionario online, a dibattiti offline oppure tramite proposte spontanee postate in una delle stanze dedicate nel portale web che chiuderà i battenti il 15 novembre tutti protagonisti per ridisegnare la buona scuola. I contributi ricevuti serviranno a migliorare le proposte del piano, a capire cosa manca, a decidere le priorità degli interventi da fare. 80.000 i partecipanti online, 1300 le proposte arrivate che vanno dalla necessità di supporti psicologici per alunni e famiglie, al potenziamento dei laboratori della rete e lo sviluppo di nuovi ponti con il mondo del lavoro, alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale attraverso gite scolari, Passando per la formazione permanente dei docenti, ma anche libri di testo disponibili online con licenza libera, personalizzati dai docenti e stampati a basso costo dalle famiglie. Buone idee, certo. Peccato che a consultare il sito siano stati davvero pochissimi se vengono rapportati al numero degli studenti, che solo per le superiori superano i 2 milioni, e dei docenti di ogni ordine grado, che per ora sono 720.000. I conti non tornano nemmeno sulle spese e sui tagli. Uno dei punti principali del piano è l'assunzione di 150.000 precari per rafforzare l'offerta formativa e creare gli organici funzionali. Ma tra gli obiettivi della riforma c'erano anche il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e la connessione digitale degli istituti. Basteranno 3 miliardi per fare tutto? Dunque Stefania Milo, pregevole l'idea di chiedere a tutti quanti cosa ne pensano, ai diretti interessati in particolare, parlo di studenti e insegnanti, che cosa ne pensano della buona scuola, come far diventare la scuola una buona scuola. Sembra un gioco di parole ma è questo l'obiettivo di, diciamo di queste domande online presenti sul sito del Ministero dell'Istruzione. Da un paio di mesi chiuderà i battenti, lo ricordo, il 15 per chi fosse interessato può ancora eh, rispondere al questionario. Tante le proposte, pochi gli ingressi in realtà eh, e le visualizzazioni, però sono tante anche le cose da fare all'interno della scuola. Prima di tutto una delle cose che sicuramente interessa il, il suo settore è la digi digitalizzazione e, e un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro. Che cosa ne pensa? Assolutamente sì, queste sono le, le principali eh, priorità per, per noi anche se poi tante altre elementi vanno a, dovrebbero essere messi in discussione, nel senso che il sistema scolastico italiano andrebbe davvero profondamente cambiato. Eh, digitalizzazione perché comunque è comunque lo strumento fondamentale. Per innanzitutto avvicinare, quindi educare anche le nuove generazioni a questi strumenti, soprattutto perché all'interno della scuola, in un momento economico anche come questo, il digitale potrebbe davvero aiutare le famiglie a supportare meglio, quindi la didattica scolastica, perché come si vedeva anche nel servizio, la possibilità di scaricare il, i libri direttamente da, dai siti, o quantomeno, ma anche la, la produzione stessa del libro all'interno della scuola, cioè perché. Le classi non possono insieme costruire quello che è il loro percorso didattico, il, il contributo di tutti, anziché avere un sistema diciamo, didattico che viene calato di fatto dall'alto. Porterebbe anche ovviamente ad un eh, grandissimo risparmio, oltre che ad un, che un peso fisico, perché comunque i libri pesano e pesano sempre di più. Spesso e volte le nuove edizioni sono semplicemente un restyle grafico e non di contenuto, ma va a incidere sulle spese familiari. Sicuramente l'altro aspetto è l'alternanza scuola-lavoro, ma anche una parte di formazione dei ragazzi che sia sempre più attenta al mondo del lavoro perché il nostro problema di fondo è la, la difficoltà a trovare figure professionali che siano effettivamente spendibili nel mercato del lavoro e non siano chiaro che la formazione poi in azienda serve sempre perché deve essere personalizzata ma comunque deve esserci una buona base di ingresso altrimenti diventa veramente troppo dispendioso quindi si più presenza della, del lavoro all'interno della scuola ma potenziando sicuramente le ore nelle, nelle aziende Martinetti, fantascienza, perché poi in realtà chi pratica nelle aule sa perfettamente che manca la carta eh, per stampare, manca addirittura in tante scuole la carta igienica, le penne, gli strumenti più, mh, diciamo, basilari del, dell'ABC, possiamo dire così, della scuola. Quindi, eh, buone, sicuramente tante le idee messe in campo e proposte eh, buona la risposta di alcuni docenti però quali sono i problemi della scuola? il primo problema è questo nome allora, la buona scuola cosa significa la buona scuola? vuol dire che fino adesso la scuola non era stata buona? Cioè, questa mh, è già una provocazione secondo me non valida in dieci anni noi abbiamo avuto quattro riforme e nessuna di queste riforme ha toccato davvero quelle che sono le necessità della scuola. Cioè? Sono state tutte superficiali, di passaggio, di palcoscenico, diciamo così, uh, digitale, cioè, tutte cose che però non andavano a guardare davvero quello che c'è dentro nella scuola. chi Cosa c'è nella scuola? Ci sono i ragazzi e gli insegnanti e in questo preciso momento i ragazzi e gli insegnanti sono quelli che sono più in crisi, ma veramente in crisi. Per, voi avete detto prima pochissime sono state le, eh, i collegamenti con il sito, ma sì perché gli insegnanti non hanno, non hanno più la volontà, non hanno più la voglia di entrare e sentirsi dire ancora come dovrebbero essere, quello che dovrebbero fare, perché gli insegnanti una delle poche cose che ho sentito, che secondo me è fondamentale, ma che non ci vuole la buona scuola per pensarci, è quella di formare gli insegnanti. Gli insegnanti è troppi, sono troppi anni che non vengono formati, non c'è una formazione obbligatoria, viene lasciata a loro la buona volontà che sta piano piano mancando. Quindi la buona scuola è sicuramente qualcosa che ci dovrebbe essere, però. Andiamo a verificare quello che c'è già nella scuola e cerchiamo di tirar fuori il meglio perché è lì che mancano i valori, mancano, la mancanza di valori viene proprio da lì, cioè ragazzi e docenti piano piano stanno perdendo da un lato e dall'altro l'entusiasmo per la scuola. Tiziana Scalco ed infine Irma Zanetti per questo primo giro di perlustrazione. Eh, abbiamo promesso ai nostri telespettatori che oggi non avremo parlato di politica, ed infatti è così e sarà così. Eh, però io chiedo eh, da giornalista, eh, per la riforma targata a Maria Stella Gelmini si occuparono piazze, plessi scolastici, istituti. E per questa buona scuola, al di là di Matteo Renzi, mi piace molto l'osservazione di Anna Maria Martinetti, definire buona scuola questa attuale significa che quella che c'era prima non era così buona. Ma al di là degli slogan, e sapete per chi mi segue che io odio gli slogan, soprattutto gli ultimi, però vorrei capire a questo punto quali sono le reali problematiche, non solo e non tanto degli insegnanti ma dei ragazzi, perché se è vero che da una parte ci sono dei lavoratori, dall'altra ci sono delle persone da aiutare e da educare. Certo, eh, da parte che anch'io sono assolutamente d'accordo con chi mi ha preceduto, perché sono stati toccati i punti proprio principali. Io sono d'accordo, eh, gli slogan se non sono poi supportati da scelte decisive e, e, so, e da risorse dedicate evidentemente non servono a nulla. Allora parlare di scuola mh, naturalmente significa parlare eh, di quella che è eh, una, una crisi storica ed esistenziale di questo paese perché se è vero che da una parte è sempre, lasciata, è sempre stata lasciata appunto all'isolamento degli insegnanti alla buona volontà del singolo, è stata poco gestita da un punto di vista proprio della, delle scelte di governo, se ne è sempre parlato in maniera eh, molto distante secondo me da quelle che poi erano le problematiche vere, quindi eh, è un punto fondamentale, cioè la, storia, la storia nasce da lì, nasce da lì perché lì si educa, lì si formano. Eh, le generazioni, quindi è un punto di osservazione ed educativo fondamentale. E di questo io dico Gelmini o l'attuale buona scuola, eccetera, è sempre storicamente in Italia stata lasciata, secondo me, molto sola. Cioè il mondo della scuola è stata lasciata da una parte a certe burocrazie eh, su cui bisognerebbe intervenire, eh? intervenire in maniera seria e quindi da un punto di vista proprio eh, sia politico che organizzativo, perché non si può tenere staccato il ragionamento di una riforma della scuola dalla politica, perché è una scelta forte, è una scelta che non può passare... Eh, così eh, come sta succedendo adesso, mi spiace dirlo anche perché non è una questione di Renzi o non Renzi, qui c'è un problema storico appunto, cioè, noi abbiamo bisogno di un intervento che incida in maniera seria, che chiami gli insegnanti ma anche i genitori a ragionare di come vogliamo davvero incidere in un rinnovamento vero, una buona scuola significa una buona educazione, significa una buona formazione, significa però anche appunto quello che diceva prima la collega, non pesare sulle famiglie in maniera così consistente quindi trovare attraverso le tecnologie che sono, cioè, devono essere sfruttate nella maniera giusta anche quelle formule che riescano a far risparmiare le famiglie e ad essere davvero eh, come dire, una proposta seria, concreta e, e organizzata e proposta in una maniera certo. eh, tale che si possa davvero investire sulla scuola partire da lì tiziana. Irma Zanetti, lei è una nota scrittrice, ha vinto due premi importanti a livello internazionale, ha scritto due romanzi molto letti. Uno, addirittura, è diventato una best seller, ed è di fatto uno spaccato. Infatti, poi ce ne parlerà in chiusura per chi non l'avesse ancora letto: uno spaccato di quello che sono le dinamiche all'interno della famiglia e fuori, ehm, proprio per, per questa sua sensibilità. Lei so che ha cercato di collaborare anche gratuitamente, dando veramente anima e cuore, collaborare con le scuole. Ha avuto una pessima esperienza, ma credo non per colpa degli istituti o dei docenti, è così? Purtroppo, purtroppo è così e non sto parlando in veste di scrittrice, bensì di, eh, mh, nelle vesti di presidente di un'associazione culturale che io ho fondato. Mi sono proposta alle scuole istituendo una borsa di studio che doveva premiare degli studenti e ce l'ho scritto nero su bianco, mi è stato chiesto in corso d'opera di ribaltare completamente il senso del progetto, il presupposto del progetto e anziché distribuire premi individuali alle famiglie degli studenti, mi è stato chiesto di mettere a disposizione i fondi che avevo. Che avevo a disposizione in quel momento e far sì che questi fondi fossero utilizzati invece per comprare gessi e lavagne, così ci sta scritto sulla mail. Quindi io prima ho sentito parlare di intenti per la riforma, digitalizzazione e quant'altro, quando a me si chiede e qualche mese fa di mettere a disposizione dei fondi che dovevano essere destinati a ben altro scopo e con altri intenti, per comprare gessi e lavagna. Quindi mi faccia capire: alla meritocrazia del singolo ragazzo si è preferito dare una mano ad uno Stato talmente straccione che non si può più permettere gessi e eh, la bagna. Mi è stato chiesto che sarebbe stato meglio rigirare completamente il senso di, di quella borsa di studio. Che io avevo istituito il primo premio, il minimo era di 600 euro da dare alle famiglie, alla famiglia del ragazzo vincitore e sei sarebbero stati vincitori, quindi con premi a decrescere. Era di 600 euro. Mi è stato chiesto nell'insieme tutto il mucchio di soldi che mi era stato messo a disposizione di devolverlo invece alla scuola per comprare gessi e lavagne. Questo progetto quindi è stato abbandonato o no, tenterà di portarlo avanti? È lì lì per essere abbandonato anche perché nel 2015 io purtroppo, tra virgolette, senza nulla togliere all'Expo 2015, ma non ci saranno spazi disponibili per far sì che l'evento si possa concretizzare in uno spazio comunale. E quindi devo, dare, devo cedere il passo doverosamente, eh, per la carità, all'Expo 2015 e dunque sono costretta un'altra volta a chiedere di voler mantenere in essere i fondi, forse se me lo concederanno, per l'anno scolastico 2015-2016. Insomma, sono tante le difficoltà dei, dei docenti, ma tante anche per chi vuole, come Irma Zanetti, collaborare con le scuole comunali, ma anche statali. Eh, noi abbiamo intervistato in questo spaccato. Uh, un giornalista che è, ha un blog sul Fatto Quotidiano è Alex Corlazzoli, non è solo un giornalista, è anche uno scrittore, ma è soprattutto uh, un maestro, un maestro di campagna perché lavora uh, in una piccola scuola della provincia di Cremona, una piccola scuola ma grandissima perché pensate che è, è un istituto uh, ecosostenibile e ha all'interno una serie di laboratori, sembra una scuola, la, scuola, la buona scuola. Della Davvero, come, come dovrebbe essere, quella di tutti e per tutti i bambini eh, di questo nostro paese. Beh, l'abbiamo intervistato su questa riforma e su questa ipotesi di richiesta da parte del governo di idee, eh, da parte del, dei docenti ma anche degli studenti. Sentiamo insieme che cosa ha detto. C'è in atto sicuramente una rivoluzione, perlomeno sul punto di vista della carta, dal punto di vista teorico. Eh, sono 136 pagine intanto che la gente ancora non conosce. I dati che in questi giorni sono forniti dal Ministro Giannini che ho incontrato tra l'altro recentemente sono di 40.000 eh, questionari compilati per quanto riguarda la consultazione che il Ministero sta facendo. 40.000 rispetto a 128.000 insegnanti e rispetto a oltre 2 milioni di studenti non sono nulla perché oggi abbiamo a che fare con una consultazione su una riforma partorita da poche persone che in realtà non sarà veramente partecipativa. Si fermerà poco più a 150.000 che sono le previsioni del Ministero. E allora che riforma sarà? Nel nostro territorio cosa succederà? Ma io credo che potrà avere delle ricadute per quanto riguarda sicuramente le assunzioni se il, eh, la conferma proprio in queste ore... Eh, per quanto riguarda la stabilità dei soldi, dei finanziamenti che sarebbero messi a disposizione per l'assunzione di quei 148.000 eh, che fanno parte delle graduatorie di esaurimento, quei precari che fanno parte, allora avremo sicuramente delle scuole con una maggiore stabilità l'anno prossimo, soprattutto con dei docenti che eh, assicureranno la continuità didattica ai ragazzi e soprattutto forse vedremo a settembre prossimo qualche d'uno in meno. Al provveditorato a fare quella coda vergognosa che ogni anno facciamo tutti noi, insegnanti precari. Martinetti, dunque, ehm, un commento piuttosto aspro quello di Corlazzoli rispetto a questa buona scuola. Ricordiamo che la scuola italiana, in particolare del primo grado, quindi mi riferisco all'elementare, è fiore all'occhiello dell'istruzione europea. Pensate, siamo davvero all'avanguardia, non si sa. Fino a quando <ride> e non si sa ancora per quanto. Eh, in previsione c'è l'assunzione di 150.000 precari. Una buona eh, notizia oppure no, secondo lei? Allora, io volevo un attimino, per prima cosa, un pochettino commentare quello che è accaduto a. Allora, questa è una delle tante contraddizioni che troviamo nella scuola, perché a fronte di scuole dove probabilmente in effetti, e mi sembra molto strano, non vorrei che venisse cavalcata un po' l'onda dei tagli, non ci sono i gessi, perché è veramente una cosa strana, abbiamo delle scuole pubbliche, statali, cui i ragazzi sono forniti eh, di iPad, piuttosto nelle aule ci sono le, le lavagne eh, multimediali. multimediali, ecco quindi... Questa è un'altra delle grossissime contraddizioni. Uh, cosa succede però? Che spesso nelle scuole dove ci sono le lavaglie multimediali ci sono gli insegnanti che non sono in grado di usarle o che non hanno nessuna voglia perché non ce la, non ce la fanno, non se la sentono di usarle. Quindi va bene secondo me che vengano introdotte forze nuove, va benissimo. Andrebbe veramente molto bene il discorso dell'organico funzionale, anni che ci stiamo sperando su questo organico per poter fare poi i laboratori che non sono necessariamente laboratori di pratica, vanno bene anche quelli, però è l'attività laboratoriale che è importante per i ragazzi, cioè il laboratorio mentale. Sì, la creazione magari anche di gruppi di lavoro. Quindi, Benissimo, quindi eh, questa diretti. didattica è da un pezzo che c'è, non, 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 non scopriamo l'acqua calda, la didattica laboratoriale c'è da anni. L'importante è applicarla davvero. E questi 140.000, però purtroppo di questi 140.000 noi sappiamo che moltissimi sono persone che magari è anni che non insegnano più, perché sono, non sono stati più chiamati e quindi giustamente hanno trovato un altro posto. Quindi corriamo magari il rischio di inserire delle, degli insegnanti che non, non sono all'altezza, perché non hanno fatto quello Chiaro. che hanno fatto. Eh, io spezzo una lancia non solo a favore eh, di quanto dichiarato da Irma Zanetti che tra l'altro ha portato qui proprio la documentazione no, no, ma ci della credo. risposta. No, no, eh, no però è... sottolineo il fatto che in questi anni come giornalista abbiamo seguito diverse realtà scolastiche. Mm -hmm. Ce ne sono alcune con le lavagne eh, elettro eh, mm -hmm. all'avanguardia con ogni tipo di led eh, di luce addirittura che vanno col sole. Ci sono scuole dove manca la carta igienica so. e i genitori danno il rotolo al ragazzino che va in bagno a scuola. Cioè, Credo che la maggior parte delle realtà, eh, soprattutto quelle decentrate, perché poi si, si fa una conferenza stampa per presentare un fiore all'occhiello, dimenticandosi poi delle tamme che c'è tutto intorno. Ci sono scuole, appunto, che anziché premiare questo è il concetto che secondo me giornalisticamente va centrato anziché premiare il merito, perché 600 euro farebbero comodo alla famiglia di un ragazzo che ha studiato, ha prodotto e soprattutto ha dato qualcosa di originale alla collettività, preferiamo nella peggiore eh, tecnica sovietica prendere questi 600 euro e dire ma sì compriamo i gessetti così. Nessuno è diverso, ma non, non nascono poi grandi prodotti e grandi risultati ma lì, da questo lì, modo. comunque c'è qualcosa che non va anche a livello dirigenziale. Eh? A livello dirigenziale, a livello di rapporti con gli enti locali, cioè a livello di incapacità, secondo me. Mi permetto, ecco. Di, 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 Ed è un fenomeno eh, che ci accompagna per tutti gli anni della formazione, perché i problemi non sono solo alle scuole elementari o medie o superiori. Noi siamo stati nei giorni scorsi a Milano. E abbiamo scoperto che eh, ci sono decine e decine di migliaia di studenti che smettono l'università a Milano perché non ci stanno più dentro con i costi universitari, ma soprattutto grazie ai palazzinari, palazzinari milanesi che hanno un loculo magari di poche decine di metri quadri che... Mettono in affitto a prezzi davvero, davvero sleali e fuori mercato, e quindi questi ragazzi decidono di rientrare nel loro paesello perché non ci stanno materialmente più dentro economicamente. Per fortuna il Codacons, che è l'associazione nazionale più rappresentativa dei consumatori italiani, ha voluto a Milano guardarci dentro. Sentiamo il servizio. Non solo l'Italia è in crisi, lo specchio di tale stagnazione economica è rappresentato dal numero di iscritti alle università che negli ultimi dieci anni è paurosamente calato. Gli immatricolati sono scesi da 338.000 a 280.000, con un calo di 58.000 studenti pari al 17% in meno, come se in un decennio fosse scomparso un intero Ateneo di grandi dimensioni come la Statale di Milano. E tra diverse motivazioni di tale realtà, ci sono gli affitti troppo cari che spingono sempre più ragazzi ad abbandonare gli studi. Sempre più spesso infatti i locatori stipulano contratti di locazione a condizioni inique ad anno dei conduttori per la maggior parte studenti, i quali sono costretti ad accettare a causa dell'urgenza e dello stato di necessità. Ecco perché il Codacons a seguito di numerosi casi denunciati ha offerto la possibilità a tutti gli studenti in affitto a Milano di effettuare un controllo del contratto di locazione per verificarne la legittimità. Il mercato degli affitti per gli studenti è problematico, eh, soprattutto è problematico in questo momento di crisi economica e eh, di crisi dell'università. Sono tanti coloro che abbandonano, sono diminuite le iscrizioni e questa problematica si inserisce anche rispetto al costo dell'università. L'università costa in termini di iscrizione ma anche in termini logistici, non tutti abitano nei luoghi dove c'è l'università, fare avanti e indietro tutti i giorni per le lezioni, magari per centinaia di chilometri, non è agevole, molti studenti optano per la possibilità di avere un appartamento in condivisione. Questi appartamenti in condivisione, cioè una stanza uno studente o due stanze uno studente, sono spesso nell'ambito dell'illegalità, cioè mancano le prescrizioni stabilite dalla legge sulla igienicità, sulla salubrità e sulla uh, sicurezza. Quindi quello che noi riteniamo di dover dire agli studenti, eh, comunicate al Codacons le problematiche che doveste individuare o che credete che ci possano essere nel vostro... Appartamento preso in affitto per studiare e noi manderemo un tecnico per verificare e contestare come Codacons le problematiche che lo studente ha nel contratto d'affitto. Possono scrivere a codacons.milano-chiocciolalibero.it oppure telefonandoci oppure accedendo al sito internet del Codacons. È una questione di civiltà. Il nostro contributo come Codacons penso che possa essere questo, cioè aiutare gli studenti laddove da soli non hanno mezzi per essere tutelati. Aggiungo Viale Abruzzi 83, al numero civico 83, lì trovate a Milano il Codacons, Viale Abruzzi 83. E gli studenti possono andare lì gratuitamente, nell'arco di pochi giorni possono farsi effettuare una perizia. Da tecnici specializzati. Eh, Tiziana Scalco, in pochi secondi la domanda nasce spontanea, ma del resto è ovvia, c'è bisogno di un perito del Codacons per vigilare su questi palazzinari che poi voglio dire eh, si infiltrano tra quelli magari disgustati dalla politica del governo, dell'opposizione, poi invece fanno pagare magari mille euro d'affitto due ragazzi che devono studiare per dieci metri quadrati. Sì, sì, no, è incredibile, in effetti c'è uno spaccato che fa paura, ma il problema della casa a Milano non è un problema che è soltanto eh, legato a questo che stiamo discutendo adesso, è un problema vero, un problema serio, eh, problemi come questi eh, che portiamo avanti, tra l'altro che ci, ci sorbiamo da anni, decenni, il problema delle case popolari, piuttosto che, eh, ma anche di una casa, voglio dire, comunque sull'argomento casa eh, Milano deve investire e non lo, secondo noi non lo sta facendo nella maniera giusta, insomma sappiamo eh, quali sono le problematiche relative all'affitto, quali sono le problematiche per un acquisto, cosa succede però che in un momento di crisi evidentemente questo è uno dei problemi che emerge e che viene più alla luce in maniera così pesante. Non c'è un progetto sicuramente collegato alle scuole, eh, quindi non, ma non solo alle scuole, anche a chi lavora, anche a chi eh, si avvicina a una città come Milano per eh, le, le offerte che una città metropolitana è in grado di dare. Quindi mh, se non c'è un investimento anche sulla politica della casa, evidentemente eh, abbiamo, abbiamo un problema, le famiglie hanno un problema. Vero è, ripeto, come dicevo prima, che nel momento in cui eh, salta quel meccanismo che garantiva lavoro, che garantivano certo atteggiamento anche propositivo dentro le politiche sociali, dentro i percorsi che tenevano insieme quali sono le problematiche di studio e di lavoro dentro una grande area come quella metropolitana, è chiaro che salta tutto. Ora mettiamoci mano, non basta andare al Codacons, ma serve davvero un progetto politico che intervenga su queste problematiche. Dunque, Stefania Milo e Irma Zanetti, se siete d'accordo, riprendiamo poi il discorso subito dopo la pubblicità perché adesso qualche consiglio per gli acquisti. Eh, continuiamo con il nostro dibattito sulla scuola, ma non solo, anche sul, sui recenti fatti drammatici che colpiscono le nostre città. Parlo di atti vandalici, atti di bullismo. Cercheremo insieme alle nostre ospiti di sviscerare quali sono le risposte, quali sono i perché. E quali sono anche le possibili eh, soluzioni a questi problemi. Restate con noi subito dopo. Amiche e amici, amici ben trovati a questa seconda parte di Box. Abbiamo parlato di scuola, di, delle tante riforme, delle tante promesse del governo Renzi. Entriamo nel vivo perché eh, abbiamo realizzato un servizio per, per voi eh, sulla riforma della scuola che colpisce in particolare la provincia di Cremona. Pensate che in questa realtà mancano 130 insegnanti di sostegno. Se in una provincia piccola come quella di Cremona gli insegnanti specializzati, ricordiamo, Vediamolo, mancano e sono in un numero così elevato, pensate in province molto più grandi come quelle di Milano o addirittura di Roma. Vediamo insieme che cosa è emerso. La riforma della scuola proposta dal governo Renzi tocca vari punti, dal precariato alla meritocrazia, dalla didattica al ruolo dei dirigenti, dal finanziamento delle istituzioni scolastiche alla valutazione delle scuole, passando per i progetti di riqualificazione degli edifici scolastici. Renzi pensa anche a tagli, gli stipendi da 26 a 45 euro al mese e 72 invece per i nuovi docenti. Entro il 31 dicembre di questo anno verrà effettuato un censimento dei docenti delle graduatorie nazionali. La riforma prevede l'immissione in ruolo di 150.000 docenti su tutto il territorio nazionale, ma ad oggi non si conoscono ancora le cifre stimate su Cremona. Proprio in questi giorni si stanno ultimando le ultime operazioni che riguardano le missioni in ruolo ancora relative all'anno scolastico 14-15. Infatti, eh, cito, faccio solo degli esempi, nella scuola infanzia sono state autorizzate altre 10 missioni in ruolo, nella scuola primaria 21 e vi andare ovviamente suddivisi nei vari ordini di scuola. Bene le emissioni in ruolo, si parla di eh, missioni in ruolo per quanto riguarda circa 149 mila docenti. E, ovviamente anche comunque noi, come organizzazione sindacale, da tempo con le nostre proposte e dei documenti abbiamo chiesto al governo un impegno serio per questi precari. Tant'è che anche le vertenze che abbiamo iniziato tanti anni fa di fatto ci hanno dato ragione e quindi mh, anzi a breve, quindi circa il 20, proprio il 26 novembre arriverà finalmente la sentenza della Corte di giustizia europea che conferma l'illegittimità di questi contratti reiterati dopo i 36 mesi, oltre 36 mesi per la scuola pubblica. E ci sono però delle criticità e soprattutto dei grandi assenti. Infatti nella buona scuola non c'è nessun accenno al personale ATA, non c'è nessun piano per il loro investimento, per le loro missioni in ruolo, la loro valorizzazione, la loro formazione. Il dato più allarmante riguarda i docenti specializzati in nel sostegno nella provincia di Cremona mancano infatti oltre 130 insegnanti. Sono per lo più riferiti al sostegno di primo grado, quindi scuola media. Infatti questi posti per fortuna, diciamo così, sono stati adesso offerti a docenti e quindi ricoperti, quindi vuol dire che i bambini hanno comunque un docente, però è bene ricordare che non sono specializzati. Questa è una grande carenza che c'è, penso a livello anche nazionale di docenti specializzati nel sostegno. Nonostante le promesse del governo Renzi, la situazione rimane difficile per i precari. La CGL propone di sbloccare la finestra di pensionamento che potrebbe liberare 4.000 posti. Grande assente, grande mancanza per quanto ci riguarda il rinnovo contrattuale che per i non addetti ai lavori ricordo è scaduto. Da più di 5 anni per la parte salariale, 7 per la parte normativa. Noi andiamo in pensione per anno scolastico, non per anno solare. E quindi tantissima gente è stata bloccata da questa riforma e quindi questo ha fatto sì che molti posti non venissero ricoperti dal personale precario che è ancora in attesa. Dunque la buona scuola Stefania Milo, Tanti belle, tante belle promesse, slogan come sempre, come siamo abituati a sentire dal, dal Premier Renzi, però criticità eh, rispetto ai contratti, criticità rispetto agli insegnanti di sostegno specializzati, ricordiamolo, eh, personale ATA che viene lasciato così nel, nel dimenticatoio, che cosa ne pensa? Il problema è comunque che i soldi, dove sono, dove va, se mancano i soldi, a mettere in ruolo eh, docenti è comunque un problema, quindi è, è un po' questo meccanismo che dobbiamo scardinare. Ora siamo in questa situazione eh, motivata da anni e anni di immissioni eh, probabilmente ruolo senza comunque guardare l'aspetto economico, oggi i nodi vengono al pettine su tutti i fronti quindi anche su quello scolastico. Il problema chiaramente eh, c'è perché sul discorso degli insegnanti specializzati il problema, il problema si pone, bisogna cercare di capire come nel caso eh, le immissioni ruolo sui docenti chiamiamoli normali possono in qualche modo essere parte riqualificati su questi ruoli vacanti, quindi cercare di sopperire con una formazione integrativa e spesso anche con una autoformazione perché se poi non c'è la possibilità di formare da un punto di vista eh, governativo, quindi se eh, dobbiamo cercare in qualche modo anche i singoli istituti di poter fare un po' con quello che hanno a disposizione. Quindi io dico anche un rimbocchiamoci le maniche come singoli istituti, quindi anche i dirigenti devono in qualche modo eh, diventare anche un po'... Manager, passatemi il termine, all'interno delle scuole, quindi trovare anche altre soluzioni. Penso ai bandi europei, che ce ne sono molti a disposizione anche, anche sull'aspetto scolastico. Quindi, perché no? Vuol dire comunque modificare il proprio ruolo e cercare soluzioni alternative. Perché Beh. se aspettiamo sempre che qualcuno dall'alto risolva i problemi, non è sempre Su questo facile. Non sono, non sono proprio d'accordo. Perché eh, se uno scalco, senz'altro, eh, una responsabilità individuale va sempre premessa in conto su questo ma questo vale per tutti non certo però che gli insegnanti siano stati lasciati soli e che la scuola davvero non eh, non può essere lasciata la buona volontà del singolo insegnante, quindi formazione, ma una formazione che deve essere un progetto, cioè la scuola deve essere in qualche modo un progetto di questo paese, di questo governo, a partire appunto. Se vogliamo una buona scuola, altrimenti la lasceremo ancora nell'isolamento e nella solitudine, eh, che a questo punto eh, dobbiamo considerare che non solo è storica, ma che sarà anche nel futuro, perché la formazione deve essere una formazione che è la scuola che mi garantisce, quindi. Eh, le risorse le dobbiamo mettere. Se vogliamo parlare di buona scuola, dobbiamo parlare di risorse, altrimenti e di riorganizzazione. A partire dai bisogni, certo, sentiamo gli insegnanti, sentiamo i dirigenti e sentiamo in che maniera possiamo ripartire. Ma non lasciamo più soli. Gli insegnanti, soprattutto su questo pezzo, cioè quindi sul pezzo della formazione e della preparazione, che è fondamentale. Irma Zanetti, due domande per lei perché mi interessa capire il suo punto di vista in qualità di scrittrice, quindi immagino anche un animo sensibile e un'apertura rispetto anche al mondo dei giovani. Sempre, eh, sta prendendo sempre più piede tra le famiglie anche italiane, è una pratica eh, molto anglosassone che ha... Eh, che ha origini lontanissime, quella dell'homeschooling eh, si tratta dell'istruzione dell parentale eh, i, le famiglie al posto di rivolgersi alle istituzioni, quindi alla scuola pubblica, eh, gestiscono l'istruzione da casa a casa dei propri figli, magari con il supporto di altri docenti di tutori e di eh, persone qualificate che cosa ne pensa di questo nuovo modo di approcciarsi cioè fin dove non arriva la Scuola eh, eh, può arrivare alla famiglia? Secondo lei? E come cambia invece eh, attraverso la seconda domanda? È questa eh, la cultura: quanto può cambiare il modo di vedere e di vivere? Beh, per quanto concerne la prima domanda, io credo che eh, lo school, l'homeschooling, home mi lascia alquanto perplessa così. Anche perché i genitori oggi lavorano entrambi, quindi non so proprio dove, se, ma, se manca loro il tempo per seguirli nella vita privata, i ragazzi, quanto possano assecondarli o aiutarli nella vita scolastica, perlomeno fuori dall'istituto. Quindi sono alquanto perplessa circa la prima domanda. Non sono madre, quindi... Non sono in grado più di un tanto di e provengo da un'educazione che nulla a che vedere con l'educazione che si impartisce oggi ai ragazzi. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, per gentilezza. La cultura quanto può influenzare la crescita dei giovani di oggi? Quanto la scuola riesce a nutrire i ragazzi di cultura? Ma la cultura non, non deve influenzare la scuola. La cultura è la base. Deve essere una base, a prescindere e a priori. Poi di cultura il termine è generico e quindi mm, bisognerebbe approfondire mano a mano che cosa si intende per cultura e quanto la cultura può intervenire nell'educazione e soprattutto nella formazione. Perché per me la cultura ha una base assolutamente formativa ed educativa. È una posizione davvero molto chiara anche perché ci si riempie la bocca sempre di eh, leggere libri che poi invece addirittura i quotidiani non vengono più letti, figuriamoci i libri e mi sembra che una scrittrice di successo come Irma Zanetti abbia risposto, che la cultura dovrebbe essere la base al di là della scuola. Il problema è che gli stessi genitori, le stesse famiglie molto spesso sono lontani anni luce. Poi ci sono dei casi sporadici, io so... A, a cosa si riferiva eh, Chiara De Logo, però è anche vero che abbiamo a che fare con una società sempre più impegnata a piangersi addosso e sempre meno attenta alle reali esigenze dei ragazzi che ci troviamo figli e nipoti in casa. Perché poi la frase, e chiudiamo la polemica, la frase più in voga da molti anni è ci penserà qualcun altro, no? C'è l'educatore, c'è il parroco, c'è il maresciallo, c'è il sindaco, ci sono le figure. Eh, no, beh innanzitutto c'è la figura del punto di riferimento madre, padre e, e, e zio e nonno che sono invece secondo me stati molto spesso abbandonati e molti hanno abdicato nel loro ruolo educativo. E culturale. Noi proseguiamo però con la puntata di box perché ora vi proponiamo un'inchiesta che abbiamo realizzato pochi giorni fa al Politecnico di Milano in piazza Leonardo da Vinci. Qui ci sono decine e decine di migliaia di ragazzi che ogni giorno vanno e vengono. In, quei, in quelle strutture si studia prevalentemente ingegneria e architettura. La domanda che abbiamo fatto, ora lo, lo introduciamo, è molto semplice. Dove vi vedete tra 5-10 anni? Quindi il progetto di vita del singolo studente. Sentiamo le risposte. Siamo al Politecnico di Milano, qui decine di migliaia di giovani studiano per accaparrarsi una laurea per migliorare la loro vita, ma poi rimarranno in Italia oppure una volta preso il titolo di studio faranno la valigia e se ne andranno? Bella domanda, eh, non ne idea, cioè, sinceramente probabilmente non qua in Italia. Perché? Questo perché vorrei andare all'estero a lavorare più che per magari mancanza di posti. Spero qua in Italia a lavorare. Quindi hai ancora fiducia dell'Italia? Sì, penso che non bisogna scappare all'estero portando via i cervelli dall'Italia. Quindi vale la pena studiare e poi mettersi alla prova qui nel nostro paese? Sì, ne vale la pena anche se è difficile, però ne vale la pena perché non c'è più lavoro, perché è pieno di gente che cerca di imbrogliar imbrogliarti e sì, più o meno questo. Quindi adesso stai studiando, però poi porterai il tuo cervello fuori dal paese? Sì, per adesso studio perché mi interessa quello che sto studiando, poi se riuscirò a mettere a disposizione le capacità che avrò in futuro anche nel mio paese, molto volentieri. Hai ancora fiducia però nell'Italia? Tento di averne ancora un po', anche se certe volte è un pochino difficile. Ho avuto... Um... Modo di parlare con varie persone è più facile cominciare a lavorare fuori purtroppo. Io ho appena finito l'architettura qui e boh, è quello che tenterò di fare. Non hai più fiducia nell'Italia? No, ce l'ho, in realtà mi piacerebbe provare a cominciare fuori e poi magari tornare qui. Però vedo che cominciare è proprio il problema adesso. All'estero sicuramente. Perché all'estero? Perché non voglio stare qua. Come mai? Non mi piace, l'Italia è troppo piccola e non c'è lavoro. E quindi studi in Italia però poi porterai il tuo cervello fuori? Studio in inglese apposta per, per andare fuori. A dire la verità vorrei tentare di andare all'estero, possibilmente in Inghilterra o comunque in Nord Europa. Hai ancora fiducia dell'Italia? A dire la verità non tanto. Eh, spero di trovare un lavoro nel mio ambito e sicuramente all'estero. Perché sicuramente all'estero? Perché già sono stato un anno in Cina e ho, mi sono reso conto che è più facile che in Italia. Spero, spero in Italia, ma le prospettive non sono le migliori, diciamo. Quindi vediamo. Ma un bilancio della situazione, tu hai ancora fiducia? Sempre di meno. Da quando mi sono laureato ad aprile mi sto rendendo conto che le possibilità per chi esce dall'università ed entra nel mondo del lavoro adesso sono veramente scarse. Spero in qualche studio di architettura. Dove? In Italia o all'estero? Se c'è un buon lavoro anche in Italia, se no all'estero volentieri. Ma tu hai ancora fiducia nel nostro paese? Sì, certo, molta anche. Secondo me possiamo crescere in questi anni a venire, soprattutto secondo me con l'architettura si potrebbe dare un balzo in più e dare fiducia ai giovani. E se vai all'estero è una fuga oppure metti in conto di tornare? Metto in conto di tornare. Quindi hai ancora fiducia nell'Italia nonostante tutto? Sì, forse più amore per la patria che non fiducia razionale, ecco. Allora, da una parte abbiamo la maggioranza dei ragazzi che ci dice secondo il metodo stratificato dei sondaggi, quindi questo è un sondaggio, no, io me ne vado perché a non ho più fiducia nella politica italiana, non ho più fiducia negli imprenditori italiani. Molti hanno parlato di sfiducia addirittura nelle condizioni giuste di lavoro. Me ne vado perché è più facile lavorare altrove rispetto che in Italia. C'è poi, vabbè, quello che dice, no, no, io ho pienamente fiducia ed è giustamente la mosca bianca di tutti i sondaggi. L'ultimo direi che è il più tenero e anche il più, eh, il più italiano. Devo avere fiducia per forza se non altro perché l'Italia è il mio paese, la mia patria. Martinetti, il quadro però è angosciante, perché adesso al di là delle singole risposte siamo intorno all'80% di persone, di ragazzi che hanno già deciso, una volta laureati io me ne vado. Allora, io ho già affrontato questo argomento qualche mese fa, eh, perché mi interessava capire davvero fin dove questi ragazzi arrivassero a dire delle cose che... Uh, su cui avevano esperienza, oppure se molto spesso era un pochettino questa sfiducia che veniva dalle famiglie, che viene da, da quello che sta succedendo in Italia. Perché secondo me uh, sarebbe davvero una cosa molto bella, visto che siamo in Europa, l'Europa tra virgolette quella che dovrebbe essere, che i ragazzi potessero andare all'estero a fare delle esperienze. Giustamente, e poi tornare in Italia per poterle applicare o viceversa. Questo potrebbe essere un fatto buono, cioè io ho un ragazzo che è, si laurea in architettura e va a provare a capire negli studi di architettura eh, in, di Londra. Ora, però, cosa succede? Forse. Eh, non tutti lo sanno che molti di questi ragazzi vanno a Londra a fare i camerieri per potersi poi mantenere, per studiare l'inglese, poter... non vanno a Londra per entrare negli studi eh, di ingegneria o negli studi di architettura, vanno là perché è più facile essere assunti e poi di conseguenza si fanno le esperienze. Allora io dico, mh, dobbiamo assolutamente fare in modo che questi ragazzi ritornino ad avere fiducia cioè dobbiamo aprirli perché noi abbiamo degli studi di architettura e di ingegneria validissimi, perlomeno parlo Milano, ecco, non lo so nelle altre zone. Eh, farli entrare, farli lavorare e poi dopo in modo tale che con un po' di pazienza, poi dopo possano inserirsi e magari andare all'estero dopo. Irma Zanetti prima di una brillante carriera come schettrice, posso mi autorizzi dire che in tanti hanno sfruttato il tuo intelletto e le tue doti. Eh, mi hai raccontato di casi davvero aberranti di imprenditori che hanno fatto veramente di tutto per accaparrarsi la tua collaborazione o non pagando o addirittura eh, facendo, eh, realizzando situazioni al limite del paradossale. Mm, beh sì, eh, vogliamo creare un attimo di hilarità in questo salotto. E tu mi stai chiedendo di parlare di quella famosa uh, richiesta assurda in cui mi si chiedeva, uh, stiamo parlando dei tacchini? Sì, diciamo che Irma Zanetti prima di fare la scrittrice era una dirigente di un consorzio molto quotato. Eh, sì. Il consorzio è fallito, da dirigente si è trovata a dover cercare un posto. Beh. Di tutti gli episodi che mi sono stati raccontati... Il più eh, assurdo fu la proposta di un allevatore di tacchini, lo vuole, lo vuole raccontare? Beh, allora io sono incappata più volte eh, nella disgrazia di dover perdere il posto di lavoro e tu hai fatto riferimento al fatto che io fossi responsabile dell'esportazione di un consorzio nazionale lattiero caseario, di punto in bianco mh, lo scandalo eh, cooperative bianche e rosse, insomma ci siamo ritrovati a casa, quindi io da brava eh, ragazza con la testa pseudo sul collo mi sono tirata sulle maniche e dovevo inventarmi il modo per tirare a casa la pagnotta perché io mi, già mi scontravo con il problema del contratto di formazione e lavoro che mi vedeva fuori dai termini di questo contratto formazione e lavoro perché avevo superato i termini dell'età. Quindi eh, vado orgogliosa, vado orgogliosa di dire che effettivamente mi sono cimentata in tutte le, eh, i compiti e professioni che eh, mi consentissero di portare la pagnotta a casa. La proposta è stata questa: allora io avrei dovuto con la mia macchina recarmi eh, in una provincia lontana a luna di notte essere presente sul posto di lavoro e eh, dopodiché avrei dovuto affiancare eh, una decina di persone. Ci sarebbero stati tre eh, hangar che contenevano 3.000 tacchini e noi avremmo dovuto in fila, armati di mm, cesoie, ehm, acchiappare, questi tacchini, mia, acchiappare questi tacchini, tagliare loro le unghie e in, forse il becco anche, adesso non ricordo perché i tacchini sono abbastanza litigiosi, litigiosi tra loro e non solo tagliargli le unghie. Ma bensì piazzargli anche due punture, fargli due, due iniezioni, eh, non ricordo più bene dove. Allora immaginate me, me ma chiunque altro qua chiunque, in questo studio, certo. essere in mezzo a 3.000 tacchini e tagliare loro il, il becco e le unghie e con delle seringhe... Per quanto questo, per quanti soldi? Per quanti soldi, guarda, io non ricordo l'esatta cifra, ma era veramente di una povertà assoluta. All'una di notte io dovevo iniziare a lavorare, alle sei sarebbero venuti i camion e non solo, se riuscivamo a, a restare indenni da, tutti questi, da tutto questo attacco di tacchini, avremmo anche dovuto caricarli sui camion, un ecco. tacchino per ascella e via a caricarli. Ed era una camion. dirigente del settore esportazione, eh, addirittura eh, con inglese, francese e tedesco parlati come eh, nella lingua madre italiano, rimane senza posto, questa è stata una delle offerte di lavoro. Io comincio a comprendere del perché molti giovani decidono di andarsene, Chiara. Decidono di andarsene anche perché, diciamolo Stefania Milo, gli stage pagati a 300 euro e dove si lavora 18 ore al giorno non sono piacevoli, all'estero funziona in maniera diversa. mà <laughs> 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 Sicuramente funziona in maniera diversa, dopodiché c'è anche l'aspetto che, come si diceva prima, eh, magari si va all'estero per trovare un lavoro e si è più facilmente portati a fare dei lavori che in Italia rifiuteremmo, quindi al, di là, al, là anche, al di là dei tacchini, al di là dei tacchini. Questo trovo che sia frustrante e insomma, poco, poco corretto anche nei confronti delle persone offrire dei posti di lavoro di questo genere è pericoloso, ecco. mi, sì. mi permette assolutamente. come in, in moltissime professioni il, appunto, lo stage ad una cifra veramente bassa di studi, magari di professioni anche remunerate, perché poi c'è anche l'aspetto in cui in molte aziende, soprattutto oggi, obiettivamente gli stipendi sono bassi, ma perché è basso è l'introito comunque il fatturato di quell'azienda, quindi alcune volte c'è sempre da fare anche il confronto con quello che può il potenziale di quell'attività. Quindi sicuramente soprattutto se parla, si parlava di architettura prima, eh, fare lo stage e studi di di architetti è sempre molto complicata. Il problema è che queste cose non cambiano perché comunque se un ragazzo si rifiuta c'è sempre comunque la fila di altri ragazzi disposti a fare quel determinato lavoro. Quindi... Beh, è anche vero che di questi ragazzi che abbiamo sentito, me l'ha fatto notare giustamente il mio collega, ci sono, ci sono almeno 20.000 architetti ogni anno che escono da quel Politecnico. A meno che non dobbiamo costruire 20.000 megaville ogni anno, io credo che ci sia un problema anche di selezione dei percorsi. Assolutamente. Certo. Pensiamo anche alla professione dell'avvocatura, dove ehm. abbiamo più avvocate esatto. a Roma che quanti amministrative in Francia. Ehm. Quindi è chiaro che se si scegliono poi dei percorsi, dove comunque c'è un'occupazione ormai satura, è difficile riuscire allora a trovare Ma chiedo, allora chiedo a lei: quali sono i percorsi formativi in grado di poi eh, sviluppare un lavoro futuro? allora sono percorsi che abbiamo già parlato anche di questo argomento sono dei percorsi che nell'immaginario collettivo sono considerati umili e se, se parliamo del mio mondo dell'artigianato ce ne sono tantissime di professioni quasi a disoccupazione zero anzi dove serve ma non solo di un lavoro di artigianato stiamo parlando magari nel settore del, della macellazione alla, alla carrozzeria all anche a settori legati all'edilizia ma non proprio legati alla costruzione ma anche Nell'aspetto dei siti programmatori che oggi vanno davvero via come il pane, <ride> per usare un'espressione un po' gergale, ne, ne mancano, ne, ne, ce ne sarebbe molto bisogno e non è una professione proprio dove non serve in quel caso il titolo di studio e, e la laurea, anzi li, li servono proprio con, quel, con quelle specifiche o quantomeno anche attività. Parliamo della, della manifattura, della sartoria, parliamo di, di calzolai, cioè figure in cui sono assolutamente professioni dove ci sarebbe e c'è mercato, soprattutto là dove gli diamo una chiave e una connotazione magari un po', un po particolare. Sono comunque professioni nel mondo dell'artigianato in cui la laurea teoricamente non ti serve perché comunque ci puoi accedere quasi quasi con la terza media, in realtà oggi come oggi serve perché comunque se lo vuoi fare in un certo modo dedicandoti anche alla ricerca, allo sviluppo di trovare materiali diversi, è come se serve il, il, il titolo di studio, anzi la formazione deve essere una formazione continua e costante, in questo caso parliamo di, di imprenditoria, deve essere una formazione che ti organizzi in un certo qual modo e ti fai, ti fai da solo. Eh, aggiungiamo un tassello in più, Vladimiro, se sei d'accordo, perché oltre alla formazione, che è sicuramente parte fondamentale per la costruzione di una persona, c'è anche l'educazione. Eh, sapete che cosa è successo a Piacenza, dietro casa nostra, eh, un fatto gravissimo, si percepisce un'area bruttissima, bruttissimo clima, perché ehm, a bordo degli autobus eh, piacentini di linea che portano a scuola migliaia di ragazzi, beh, Ogni giorno c'è stato un battibecco eh, molto colorito avvenuto tra un autista e un ragazzino di colore eh, che è stato ripreso di nascosto da un, un telefono, da uno smartphone. Beh, insomma c'è stata una sollevazione e una grande polemica sia da una parte che dall'altra, però sta di fatto che nel nostro paese, purtroppo, e lo sottolineo, manca soprattutto l'educazione, sia da una parte che dall'altra. Sentiamo perché. Oh, dai eh, seduto, dai 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 seduto, e seduto, dai 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 un brutto clima, un clima avvelenato. Con queste parole si può definire quanto sta accadendo a bordo degli autobus piacentini di linea, che portano a scuola migliaia di ragazzi ogni giorno dopo il vivace battibecco avvenuto tra un autista e un ragazzino di colore e ripreso di nascosto da un videofonino. Sono numerose infatti le segnalazioni di autisti che denunciano l'inciviltà e talvolta anche le minacce ricevute da piccoli gruppi di studenti. La situazione ha raggiunto livelli di guardia che hanno purtroppo determinato la reazione scomposta dell'autista nell'episodio di giovedì scorso. Già nel corso dello scorso anno scolastico alcuni interventi erano stati attivati, ma evidentemente occorre una campagna più capillare che preveda interventi sulla sicurezza attraverso telecamere e maggiore isolamento degli autisti. Per il sindaco di Piacenza, Paolo Dosi, occorre inoltre un'azione di intervento con i responsabili scolastici per realizzare interventi preventivi nelle scuole. L'episodio che è accaduto nei giorni scorsi senz'altro è censurabile per quanto riguarda la reazione dell'autista eh, che è stata spropositata rispetto alla mh, provocazione subita, ma eh, ci ha fatto riflettere ancora una volta perché non è certo la prima volta che accade intorno a delle misure da prendere eh, di crescita civile ehm, che abbiamo intenzione di proporre, peraltro ne abbiamo già parlato e da tempo che ne parliamo appunto anche con eh, SETA, gestore del servizio, all'interno delle scuole o comunque promuovendo momenti di incontro anche tra gli stessi autisti e eh, gli studenti per cercare di far crescere un senso di convivenza civile che in questo momento è fortemente compromesso, non certo solo per l'utilizzo del trasporto pubblico, ma nelle tante azioni quotidiane che eh, viviamo, a contatto anche con una generazione che purtroppo eh, metabolizza e soffre di una povertà culturale che nel corso degli anni è, è progressivamente cresciuta. Ma il problema non è affatto semplice e lineare. Per il sindacato degli autisti e del personale degli autobus è necessario intervenire innanzitutto nelle famiglie e alla base dei rapporti tra genitori e figli. Di solito le famiglie dei teppisti sono allineate con i teppisti stessi. Eh, questi teppisti hanno dei familiari che, che, che spesso appunto sono peggio di loro, se no non crescerebbero in questo modo. Quindi al di là della demagogia che, di cui si riempiono la bocca i politici qua ci vogliono delle soluzioni serie e concrete e bisogna mettere in atto eh, delle soluzioni con la prefettura, con la questura e bisogna fare dei controlli e ora definirla. Eh, noi dobbiamo essere rispettati. Noi dobbiamo essere rispettati e, come avete capito, abbiamo aperto il terzo e ultimo macro argomento della puntata: ovvero l'inciviltà, la maleducazione e la crisi eh, potente dei valori di serena convivenza che sempre più spesso le nuove generazioni portano avanti tra l'indifferenza molto spesso delle famiglie. Io vi dico solo una cosa, poi andiamo in pubblicità e io e Chiara eh, torneremo prestissimo ai nostri ospiti a parlare e a confrontarci. Io ho 40 anni, ma se a 15 anni fossi tornato a casa dicendo che l'autista dell'autobus di linea mi aveva ripreso perché dicevo parolacce mancavo di rispetto agli adulti e creavo caos, io le avrei prese dall'autista e innanzitutto da mia madre e da mio padre, poi magari mio padre e mia madre avrebbero chiesto esattamente cosa è avvenuto, ma prima mi avrebbero comunque messo in riga. Oggi invece hanno sempre ragione. I ragazzi, addirittura mi risulta che molti genitori vanno alle udienze non per sentire come vanno i figli a scuola, ma per poter dire in faccia agli insegnanti quello che pensano della didattica, che non conoscono, e delle modalità di trattamento. Beh, insomma, chi semina vento, dicono, raccoglie sempre tempesta. Ci vediamo tra poco. E come sentite dalle voci eh, sotto qui il dibattito continua, <ride> ma <ride> cosa ci volete fare? Le parliamo proprio di e infatti vero? parliamo di bullismo eh, con <ride> le nostre ospiti in studio. Avete, avete seguito prima della pubblicità uno dei servizi che abbiamo realizzato in settimana. Questo video ripreso da un videofonino da, da un ragazzo. Naturalmente noi abbiamo provveduto a oscurare sia l'autista che i ragazzi presenti che è il ragazzino che ha combinato uh, tutto l'episodio, alla base c'erano insulti irripetibili per un quindicenne, ma anche per un quarantenne, per un sessantenne, rivolto ad un signore che stava lavorando. Semplicemente perché? Perché questo autista, stanco di urla, di sputi, di mancanze di rispetto, si è permesso di dire adesso basta, altrimenti io ti faccio scendere. Poi lui ha sbagliato un paio di termini, però... Vi assicuro che sull'onda emotiva della tensione, del nervoso, dell'essere preso in giro, è un padre di famiglia, questo addirittura è nonno, credo che chiunque si possa immedesimare e giustificare certi atteggiamenti. Fatto sta che l'autista è stato immediatamente sospeso e il ragazzino adesso vediamo però, ha 15 anni. A noi non interessa tanto la punizione esemplare per arrivare al dunque, interessa capire le, le nuove dinamiche di questi ragazzini. E allora l'opinione la voglio da, uh, sinteticamente da tutte le ospiti. Partirei da Martinetti: lei ha fatto per anni la dirigente scolastica. La domanda è quindi molto semplice: come sono cambiate le dinamiche da quando eravamo studenti noi ad oggi? Beh, le dinamiche sono cambiate. Ma non credo che sia cambiato, uh, cioè, i ragazzi sono sempre ragazzi, dicevamo prima, no? i bulli ci sono sempre stati, c'è sempre stato il bullo, c'è sempre stata la vittima. La cosa fondamentale che manca, e che adesso mi fa ritornare indietro invece al discorso della buona scuola, quella sì, uh, quello che manca è questo benedetto patto educativo scuola-famiglia. Cioè eh, è, è lì che ci si dovrebbe incontrare, perché eh, se, se a livello di scuola gli insegnanti hanno la, la volontà di educare, di tenere i ragazzi in un determinato modo, ma non riescono a far sì che i genitori abbiano gli stessi valori, quello che manca è proprio questa capacità di integrarsi. Io mi ricordo per tutti gli anni in cui ho fatto la, la preside, per così dire, la prima cosa che mi veniva da dire quando si incontravano i genitori i primi giorni di scuola era... Se lavoriamo insieme, se abbiamo gli stessi obiettivi, da qualche parte arriviamo, se siamo in grado di mettere dei muretti, io dico, dei paletti che non facciano tanto male, ma che comunque facciano rientrare i ragazzi insieme allora possiamo tenere qualche cosa, ma se noi diciamo una cosa e voi ne dite un'altra, e questo è il caso lampante, io sono sicura che questi ragazzi magari tra le mura della, della scuola, con gli insegnanti particolarmente autorevoli, non si comportano così, ma hanno a casa degli eh, esempi completamente diversi. Non, non è vero quello che dice l'autista che... I eh, teppisti sono figli di teppisti. Purtroppo non è vero perché se fosse così basterebbe la questura piuttosto che un corso di educazione alla legalità e li sistemeremmo. Molto spesso i ragazzi, questi ragazzi sono figli di famiglie tranquille, che hanno un atteggiamento positivo, che magari non lo sanno che i figli sono così e quindi non lo accettano. Però no, è proprio un discorso educativo, un patto educativo. Irma Zanetti, stessa domanda ma da una prospettiva differente. Le famiglie prima forse esageravano nelle punizioni nei confronti dei figli, oggi invece ci sono le maglie troppo larghe? Assolutamente sì. Eh, giù dal pullman, sul pullman, a scuola soprattutto e fuori, fuori dalla scuola. Eh, sono d'accordo con il rappresentante che ha parlato in ultimo dicendo eh, vogliamo essere rispettati. Non sono rispettati loro e non sono rispettati altresì gli insegnanti nel loro ruolo educativo. In effetti oggi c'è un eccesso di tolleranza e le frasi della serie tanto sono ragazzi, tanto sono bambini la sentiamo dire a profusione. Uh, io avevo 11 anni, ne ho 58. Ero sul pullman per andare a scuola e un controllore, allora c'erano i controllori, uh, ha invitato un ragazzo a cedere il posto a una donna in stato di gravidanza che era in piedi. Questo ragazzo si è rifiutato. Il controllore l'ha preso per un orecchio e l'ha fatto alzare. Oggigiorno sarebbe stato sospeso. Come è stato sospeso questo quest autista? Ho addirittura denunciato per minaccia. T Tiziano Scalco, mancano gli esempi positivi da parte dei, degli sì. adulti? Penso proprio che anche questo sia il problema. Ecco, io su questo tema della violenza, in particolare degli adolescenti, comunque dei bambini. Sono davvero molto preoccupata, mi dà molta tristezza, molto preoccupata, mi dà molta tristezza perché vedo una grande solitudine, cioè c'è una solitudine di questi ragazzini di questi bambini che crescono davvero con dinamiche un po' strane. Poi io non lo so se come diceva Anna prima le famiglie non sanno, a volte sì, a volte no, a mm -hmm. volte nascondono perché magari il ragazzino o la ragazzina... Esce, c'è il branco, c'è il famoso gruppo di riconoscimento. Non sanno quindi, perché non, non sanno no, quello che fanno i figli. Certo, no, infatti c'è questa solitudine, quindi eh, bisogna invece capire se poi c'è uno scollamento invece educativo della famiglia, cioè affettivo della famiglia, cioè c'è questa lontananza. dalla Io vedo molto poco amore ecco in questo, mm. no? perché c'è mm. proprio una reazione che si identifica un bisogno di sentirsi identificato e non avendo appunto un collegamento educativo con, con la scuola, senz'altro anche la scuola ha la sua grande responsabilità, perché gli insegnanti secondo me queste dinamiche le devono comunque sapere anche un po' riconoscere, hanno questo ruolo un po' sur, surroga, che surroga la famiglia in questo, perché è davvero diffuso, è molto diffuso, si vede nelle metropolitane, si vede in per strada, sugli autobus, anche se una domanda ce l'ho, non ho capito perché hanno sospeso... L'autista, cioè. Nem so, nemmeno io l'autore. Giusto per capirci, no, Comunque, so, scusa, ecco, in questo perché credo abbia costringato dei termini non consoni sì, al, sì. al decoro certo. pubblico in qualche modo ha ah, offeso. Vabbè, chiaro che c'è una, una reazione. Chiedo scusa, una siamo situazione. ormai dopo le 22. Il ragazzino ha detto, ma poi voglio dire, materialmente vai a K All'autista e l'autista gli ha risposto: Tu quella voce da gay non lo fai con me, quindi lì crolla tutto: eh, certo. crolla tutto perché allora eh, certo. salta fuori la discriminazione. Certo. Eh, certo. Non c'era modo peggiore per affrontare sì, una sì, discriminazione. Sì, sì, Però è chiaro che tutto questo evidenzia una tensione ormai sociale all'esterno, certo. certo. eh, sì, anche un bombardamento, come dicevi tu, appunto eh, comunicativo che francamente non trasmette messaggi positivi, ecco questo senz'altro è importante. Stefania Milo, messaggi sì. positivi a parte, eh, che cosa servirebbe? Ma, secondo, secondo me, me i, e non sono genitore quindi fa, è facile anche per me giudicare, tra virgolette, però eh, credo che il sistema familiare abbia un po' abdicato il ruolo educativo eh, che, e si dire. chieda forse anche troppo agli insegnanti? Eh, no, senso. secondo me si vuole insegnare agli insegnanti a fare il loro mestiere perché comunque il modello che il proprio figlio deve primeggiare deve essere il migliore, deve essere il più bello, il più bravo eh, e quindi se qualcuno fa osservazioni al proprio figlio l'esa maestà. E quindi secondo me bisognerebbe rilasciare agli insegnanti il loro compito educativo che sono convinta lo esercitino meglio dei genitori perché comunque dall'esperienza che hanno maturato, dal numero di, di ragazzi che vedono probabilmente qualche elemento in più rispetto ai genitori ce l'hanno e soprattutto perché in una società in cui ormai si lavora e si lavora tanto, si lavora entrambi è molto più complicato fare il genitore perché è più semplice cedere alle, ai capricci, passatevi il termine, dei ragazzi che non essere inflessibile e tenere la barra dritta. Eh, Anch'io comunque nonostante eh, sia giovane ho avuto dei genitori molto rigidi e alla domanda che si faceva prima qual è il modello migliore di rigidità non è mai morto nessuno, non, abbiamo, non hanno mai fatto dei danni, siamo tutti cresciuti senza Complessi senza particolari problemi, quindi credo che tra i due estremi, tra virgolette, forse quello è sicuramente migliore, che chiaramente, magari, in una fascia di età. Eh, più tenera, capisci, comprendi di meno, diventando adulti eh, sicuramente di più, però ricominciamo a dire dei no a dei ragazzi, a dargli delle regole perché altrimenti saranno dei, degli adulti in un mondo molto complicato, perché poi la, la vita non ti risparmia nulla, quindi se tu cresci in una, eh, non so, in una campana di vetro in cui ti permetti qualsiasi cosa, poi al primo no che ti arriva sono mattate psicologiche che un ragazzo eh, subisce. Anna Martinetti ha qualcosa da aggiungere? No, no, aggiungere. Do, assolutamente ragione, ma il fatto è che dire dei no costa fatica, certo. costa impegno, uh, i genitori come si diceva prima hanno tantissime altre cose da fare, um, chi allora davvero fare nel lavoro... Come? allora perché mettere al mondo dei figli se uno eh, ha invece cioè, un mancherebbe altro diversi. che non li mettessimo al mondo dobbiamo imparare a metterli al mondo soffrire un po' e vedere di educarli meglio cioè, senza, non, non è più cioè, eh, non possiamo più tornare indietro no? sentivo prima Valdimiro diceva, a casa mia, co come, come per noi, penso anche, insomma, tranne forse lei, però ha parlato di genitori rigidi. A casa mia, la prima cosa, cioè, cosa ha detto il professore? Ha detto: ti ha dato cinque: intelligente, e ma non si apre che parla troppo. Ecco ok, quindi <ride> questo è. Adesso <ride> non, non, fare non, non può più essere il così: genitore, perché comunque no? è cambiato troppo. Poi ha fatto troppo. il giornalista, infatti. È, è cambiato troppo, non si può più tornare indietro. Però bisogna, bisogna ritornare a quello che dicevo io a ad essere fermi su certe cose, essere fermi e avere del ruolo che. Ecco, uno è, avere che uno eh, con gli altri una. Eh, cioè avere delle idee comuni, una comunità di idee. Non si può dire io. Eh, anche all'interno, poi insomma, lo vediamo: la mamma da una parte, il papà dall'altra, la famiglia allargata. Chi possono credere? Ma sti io credo ragazzi? che ci sia anche un gap generazionale notevole eh, un gap fondato sulla tecnologia. hanno più bisogno esempio. ancora. Io vedo ragazzini di 10 anni con WhatsApp. La non mamma parliamo. che ne ha 50 non sa cos'è WhatsApp, ah, e non francamente non gli interessa, e quindi già questo gap tecnologico determina la premessa per un alibi del tipo taci tu che non sai come certo. funziona la nuova tecnologia, basta già quello eh, per creare delle fratture? Sì, sì, ma sicuramente, eh, certo. eh, sicuramente, e non a caso delle immagini vedere. che mi ha fatto vedere c'era un ragazzino che avrà avuto al massimo 7 anni, che fuori dalla scuola telefonava. Sette anni siamo in seconda elementare. Eh, ma anche perché il telefonino glielo devi dare, non eh si dice certo. perché. È poi, cioè, possiamo stare a parlarne fino a stasera. Perché, ma un, perché un ragazzino di sette anni deve avere un telefonino a scuola? Ma esempio. esistono telefonini per chiamare e per ricevere. Io mi collego col telefonino da un anno e ne ho 40. Ma io ho passato anni <ride> dicendo che se il ragazzo è a scuola c'è il telefono, se avete bisogno, e i genitori, ingegneri, cioè non sto parlando di persone, uh -huh. dicevano eh no, ma io devo sapere sempre dov'è mio figlio. Eh, certo, certo. Seguiamo con questo bello spaccato. Sia chiaro, noi cerchiamo di sdrammatizzare, anche se la tematica è davvero molto seria. E lo stiamo affrontando però nel modo credo più giusto, perché non stiamo attaccando i ragazzi, i genitori o gli educatori, vi stiamo portando alla vostra attenzione, all'attenzione dell'opinione pubblica, una realtà che avete sotto gli occhi tutti. Per esempio, l'altro servizio, il prossimo, che vi proponiamo è su una notte brava, una notte folle, ad opera di un ventenne italiano e un diciottenne marocchino, due ragazzi di buona famiglia, c'è cioè il risultato: che siccome non sapevano cosa fare sabato scorso, hanno pensato bene di distruggere tutto il corso Vittorio Emanuele a Piacenza, fioriere distrutte, imbrattamenti. Tra l'altro, so che Irma Zanetti abita proprio lì, quindi, quando rientreremo, ne parleremo di quella notte folle. E la motivazione qual è stata? Eh, non sapevamo cosa fare, eravamo ubriachi e abbiamo dato il nostro meglio. I ragazzi adesso ovviamente sono stati denunciati per danneggiamento aggravato dalla polizia, se la caveranno giustamente, non lo so, con una tirata d'orecchie, però questa è la situazione, non nel Bronx, a Piacenza, una città emiliana in Riva al Po. Vediamo. Fioriere scaraventate a terra e distrutte, pavimentazioni e muri imbrattati. Sono ancora accese le polemiche seguite alla Notte Brava, vissuta tra sabato e domenica scorsi, da due giovani di Piacenza, un italiano di 20 anni e un marocchino di 18, che, forse per noia, ma certamente per un elevato grado alcolemico nel sangue, hanno pensato bene di distruggere l'arredo urbano di Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico a Piacenza. I due teppisti usati ora dalla Polizia di danneggiamento aggravato e continuato, non hanno saputo dare alcuna spiegazione in merito. Resta la profonda amarezza nel constatare come, con il passare del tempo, il degrado a Piacenza stia diventando una vera e propria emergenza sociale e la politica comunale dai banchi dell'opposizione chiede ora una risposta concreta. Sarebbe già bella cosa che la politica si rendesse conto che non è in grado di gestire questa situazione. Il disagio dei giovani arriva da molto, molto lontano, ci sono tantissime cause e ci vuole una grande competenza, competenza che in questo momento la politica non ha assolutamente. Anche se la politica ha delle responsabilità molto forti, che in 30 anni hanno tagliato ovviamente quello che è lo stato sociale e l'idea di Stato, quindi qualsiasi cosa che riguarda le famiglie, la loro istruzione, la sicurezza sul territorio. La distruzione di Corso Vittorio Emanuele a Piacenza non ha provocato solo un profondo disgusto nei confronti della violenta noia giovanile di due ragazzotti ubriachi ed incivili. L'episodio infatti ha scatenato la forte reazione della lista civica Piacenza Viva che vede nel prefetto cittadino precise responsabilità chiamo in causa quello che è il signor prefetto in quanto responsabile del comitato per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, un comitato che a mio parere fino ad oggi ha venduto solo aria fritta e non è stato rispettato come movimento solenne. Chiedo infatti per questo che il prefetto si dimetta o che se non altro gli venga revocato l'incarico, perché c'è sicuramente un'inadempienza di quello che è il proprio dovere, ossia quello appunto di garantire la sicurezza a tutti i cittadini. Piacenza ormai, se prendiamo come riferimento l'ultima settimana, è stato teatro di fatti di cronaca in piena... Via Colombo, zona centrale della città, le 4 di pomeriggio si sono fronteggiati con bottiglie rotte e coltelli. Nel parcheggio dei Pendolari un pensionato è stato aggredito con un coltello e derubato del proprio portafoglio. Due mendicanti si sono accoltellati a vicenda davanti alla stazione e per concludere due vandali il sabato scorso hanno distrutto tutte le fioriere a spese dei proprietari dei negozi lungo il corso del, del centro. È una situazione assolutamente allarmante, quella di Piacenza che abbiamo denunciato già da tempo, qualcuno forse non ci ha ascoltato, qualcuno altrettutto si sta svegliando solo adesso. Probabilmente serve l'unica azione responsabile da parte di chi può davvero avere a che fare, a che dire e soprattutto imporsi col prefetto, quindi chi eh, se non il ministro Alfano a cui appunto abbiamo scritto una lettera per vigilare sull'operato del prefetto e per cercare di dare una soluzione a quella che è la situazione ingovernabile di Piacenza. In questo servizio che vi abbiamo appena proposto a parlare erano Andrea Gabbiani, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Piacenza, e il secondo, l'ultimo ragazzo, il capogruppo della lista civica Piacenza-Vieva, Marco Colosimo. Al di là adesso però delle responsabilità, vedete, Tiziana Scalco, come poi l'effetto domino sia si è evidente. Si parte da un episodio su un autobus, si arriva a una notte brava da parte di due... Eh, di due, non voglio, non voglio definirli, di due ragazzi ubriachi e si arriva poi la politica il 5 Stelle dice che non è neanche compito della politica affrontare queste cose, perché qui siamo di fronte alla marasma più totale, addirittura Piacenza Viva, una lista civica di centrodestra dice il prefetto dov'è? È un effetto domino poi su tutto. Beh certamente, Beh, insomma qua si vede chiaramente lo scollamento che c'è proprio fra. Un'amministrazione quindi intesa proprio come istituzione eh, che deve vigilare chiaramente sia sulla sicurezza che sulla buona organizzazione dei territori e sia però, anche qui ritorniamo al discorso iniziale, cioè al discorso educativo, a un senso civico, a un senso anche della collettività, cioè questa via appartiene a tutti: non è una via eh, che è lasciata lì alla mercede del primo che arriva. Dopodiché è chiaro, sono casi che, che si ripetono ovunque, cioè sono purtroppo l'espressione sempre di una violenza anche personale, e eh, come dire che non dobbiamo giustificare, no, non certo. dobbiamo nemmeno però emulare come ah, un elemento che a questo punto chiamiamo anche Alfano, che credo <ride> che lo dovremmo chiamare per molte altre discussioni. Allora, sul tappeto, fa... però però è vero che bisogna metterci mano, quindi il discorso Chiaro. della sicurezza e dell'ordine pubblico in questo senso è, è un problema vero, è un problema serio. Facciamo allora un passo in... E anche, scusami, vi no, scusa cioè, responsabilizzare, cioè anche perché le conseguenze di quest'atto eh, non può essere una tirata d'orecchie, perché in effetti esatto. ci deve essere anche proprio un atteggiamento eh, sanzionatorio importante, Chiaro. che segnala eh, che non è tutto possibile, no? che quindi anche... Laddove non c'è un supporto eh, educativo, culturale eccetera, ci deve essere però un'idea che eh, c'è uno Stato, c'è una presenza delle istituzioni, perché se non c'è questo rischiamo di continuare ad emulare. C'è uno Stato, c'è la presenza di istituzioni. Irma Zanetti, so che lei l'abita la proprio lungo quel corso. Allora io da malpensante aggiungo, come si sono ridotti? Così, quasi in come ti dico questi due ragazzi, ci sarà stato un adulto ben pensante che somministra ciupiti su ciupiti su ciupiti proprio all'angolo di quel bar. Beh, Perché non è che uno esce di casa ubriaco, ci sarà una vigilanza anche dell'adulto a somministrare dell'alcol a un diciottenne, un ventenne in questo modo. Beh, per dovere di precisione, innanzitutto io conosco la persona che ha chiamato le forze dell'ordine. E io abito proprio al centro di Corso Vittorio Emanuele, laddove è successo quel che è successo. Conosco questa persona e sappiamo di per certo che le persone non erano due, bensì quattro. Due eh, sono riuscite a scappare e mi risulta che uno non fosse un maggiorenne ma un minorenne. Addirittura, quello scappato immagino. No, uno dei due che è stato preso. No, se non è stata mai riportata la notizia, mi no, risulta che è Noi abbiamo avuto le fonti in questura, quindi alla questura, questura risulta un diciottenne uomo. Un e allora vuol dire che uno dei due che era scappato comunque esatto. non era maggiorenne. Però questo non è assolutamente un episodio isolato, eh, perché accade almeno bisettimanalmente, se non settimanalmente, quasi sempre di notte di notte, il corso Vittorio Emanuele diventa il palcoscenico degli imbecilli, dei repressi. È il palcoscenico noi non dormiamo, soprattutto noi che da quel lato della strada abbiamo le finestre rivolte sul corso, noi che lavoriamo e ci alziamo alle 6 del mattino se non prima, non dormiamo. Quindi non c'è vigilanza. Non c'è vigilanza perché regolarmente tutte le settimane accade ciò. Mi risulta però che credo stavolta anche i commercianti si siano uniti in una sorta di denuncia collettiva. Bella forza, le fiorieri erano di, di, di proprietà di commercianti. E le hanno già cambiate, sostituite più volte. Eh e già. questa volta però non deve finire in una solenne tirata di orecchie. I genitori di questi ragazzi o i ragazzi stessi devono pagare i danni, i danni materiali. Punto. Insieme a questo spaccato vogliamo raccontarvi invece la parte positiva, diciamo così, di questa... Eh, società che sta cambiando e che è, purtroppo diciamolo eh, peggiorata con la crisi che sta colpendo ormai da, da anni il nostro paese e sta diventando una piaga sociale, eh, una piaga sociale che colpisce, pensate, eh, tantissimo i giovani tra i 16 e i 30 anni. Uno studio rileva che appunto in questa fascia d'età molti soffrono di depressione, di autolesionismo, eh, di. Mh, stati ansiogeni. Eh, in questo caso abbiamo incontrato un grande motivatore che è Mario Furlan, docente di motivazione umana e fondatore dei famosissimi City Angels di Milano perché eh, lui ha una ricetta. Ascoltiamo insieme qual è. La crisi economica e sociale che sta investendo il nostro Paese ormai da oltre sette anni non accenna ad allentare la sua presa distruttiva. A colare a picco non sono solamente le aziende e le disponibilità bancarie. Nell'occhio del ciclone ci sono innanzitutto le nuove generazioni che, schiacciate dalla precarietà del futuro e da una società sempre più appiattita su spending review ed emergenze internazionali, mostrano tutta la loro naturale fragilità. Secondo studi elaborati da istituti pedagogici milanesi, i giovani, soprattutto nella fascia di età compresa tra i 16 e i 30 anni, sono le vittime preferite da uno stato ansiogeno ed autolesionista che non ha precedenti nella nostra società moderna. Da qui l'urgenza, secondo i più autorevoli analisti e motivatori sociali del capoluogo lombardo, di intervenire con azioni mirate. Vedo che i giovani hanno due facce che sembrano contrastanti. Da una parte ci sono giovani che non vedono speranza nel futuro, un po' per la crisi economica, un po' perché non sono stati allenati ad affrontare le difficoltà della vita e quindi si lasciano vivere, cioè si lasciano andare. Dall'altra parte però vedo anche tanti ragazzi che hanno valori forti, ragazzi che vogliono raggiungere i loro sogni, che vogliono realizzare i loro obiettivi, ragazzi che si impegnano. Purtroppo si vedono quei ragazzi che si lasciano andare o quella piccola minoranza di ragazzi che si comportano male perché bevono, perché si drogano, perché fanno le stupidaggini. Ma noi vecchi siamo sempre stati critici nei confronti dei giovani. Quando io ero giovane, si diceva, "ai ah, giovani ai miei tempi, invece, adesso voi giovani degli anni Ottanta siete degli smidollati, siete dei fannulloni. Se Dante, nella Divina Commedia, fa dire a cacciaguida un suavo: i giovani di oggi a Firenze non sono più quelli dei miei tempi. Quindi lamentarsi dei giovani è assolutamente normale quando si diventa vecchi. Alla base poi di un'affermazione personale, matura e graduale, secondo i motivatori di Mario Furlan, esiste innanzitutto l'obiettivo esistenziale, ovvero sapersi dare una meta da raggiungere per soddisfare se stessi e contribuire alla crescita del mondo che ci circonda. Che cosa voglio fare nella mia vita? Di concreto, di realizzabile. Poniti degli obiettivi a lunga scadenza. Sei giovane, hai la vita davanti, lunga scadenza può essere da qua a 5 anni, 10 sono forse troppi a media scadenza, di qua un anno o due anni, e a breve scadenza, pochi mesi. Cosa voglio fare? Nel campo professionale, nel campo eh, degli studi, nel campo personale, degli affetti, o gli amici, lo sport, poniti obiettivi e vedi concretamente come realizzarsi. Devono essere obiettivi che siano ben precisi, realistici. Devono essere obiettivi che hanno una via, devi capire quale via è la via che ti porta a raggiungerlo, quindi cosa devi fare giorno per giorno, e soprattutto devono essere obiettivi che, per dirla come dice il Papa, ti scaldino il cuore, cioè siano motivanti, che tu possa dire sì, questo è ciò che veramente voglio e mi impegno per realizzarlo. Una ventata di ottimismo e di pragmaticità da parte di Mario Furlan Martinetti. Eh, I giovani non sono allenati alle difficoltà, secondo lei. È d'accordo uh, con quanto diceva sì, Furlan? Sì, sono molto più fragili, sicuramente, ma sempre non per colpa loro. Insomma, eh, giovane fragile perché gli viene chiesto troppo? perché indipendentemente da quelle che sono le sue eh, aspettative, io parlo di ragazzi, do, a, di anche ragazzini 12, 13, 14 anni, già a quell'età comunque da parte delle famiglie gli viene chiesto senza dare niente in cambio, gli viene chiesto tu devi comunque arrivare lì, devi portare a casa dei bei voti. I ragazzi non ce la fanno e nel momento in cui non ce la fanno, crollano, cioè i, i brutti voti non sono Inteso come mancanza di un obiettivo raggiunto, sono un momento di grossa crisi e quindi di viene grossa la depressione. frustrazione che poi si riversa Ma su altri ecco, aspetti viene... della vita. Ecco, però non dobbiamo assolutamente, cioè, se, la cosa che diceva questo signore, io non, non sapevo, dicevamo prima, ci fosse un docente di motivazione. Mario Forlane è conosciuto da tutti in quanto Raramente, fondatore dei City Angel. Da due anni, addirittura in corsi universitari, è il primo docente italiano di motivazione. Ecco, ha detto delle cose giustissime, cioè, da subito eh, bisognerebbe fa dare a questi ragazzi la possibilità di, di, di tirare fuori quello che sanno fare e quindi di capire dove voler andare. Cioè, eh, io dico sempre mh, perché apprezzo tantissimo il lavoro che fa la Confartigianato, perché... Eh, Già a 14 anni eh, uno dovrebbe già porsi l'idea eh, che mestiere voglio fare, non deve essere eh, una limitazione voler fare un mestiere. Il famoso sistema duale tedesco non è che mai i tedeschi piacciono particolarmente, però funziona tantissimo con i ragazzi. Eh, io ho in mente un mestiere, ci sono. 350 mestieri in Germania, Facciamo con, in Italia ne proponiamo 50, 55 e poi soprattutto abbiamo ancora questa cosa degli anni 50 in cui se il papà fa l'avvocato il figlio deve andare a fare l'avvocato io non posso ammettere che mio figlio invece abbia delle capacità di un altro genere e quindi ragazzi poi... Vanno in no. depressione. Chiedo alla presidente dei giovani della CNA, <ride> eh, esatto. in realtà c'è so, ancora spazio per, oltre che agli obiettivi, che per i sogni? Ah, Assolutamente tanto. sì, ma se, se, senza sogni dove, dove, dove vogliamo andare, nel senso che il contesto attuale è vera, è, è, è critico per l'amor di Dio, critico ma non eh, disastroso, anzi... Io provocatoriamente dico in alcuni casi benvenga la crisi perché comunque fa anche un po' di, di repulisti, no? quindi eh, dà più spazio secondo me per assurdo al merito a chi voglia di fare rispetto a chi invece comunque in qualche modo ha tirato a campare e anche sul, sull'aspetto dei, dei giovani, I, i giovani non nascono imparati, quindi voglio dire dare sempre la colpa ai giovani vuol dire che qualcuno ha insegnato o non insegnato a loro a fare determinate cose, quindi eh, è inutile scaricare costantemente i, i problemi, quindi assolutamente ridiamo eh, spazio Insomma. ai sogni, alla positività e cerchiamo di uscire da questo contesto veramente così pesante perché non aiuta, poi i problemi rimangono, se si affrontano con ottimismo forse si possono anche... Risolvere. Io sono fuori di 4 minuti, 30 secondi perché si è imposta Irma. 30. No, volevo riagganciarmi al discorso di Pocanzi sì. ehm, sulla base di che cosa Una, un ragazzo di 14 anni, con gli esempi che ha di fronte, con eh, i mezzi. Bella. Eh, di comunicazione che eh, ci lanciano sono soltanto tante persone messaggi. Ma che ti possono dare degli esempi positivi, che abbiamo eh? proposto. Sì, però sulla base di che cosa può prefissarsi un io vorrei fare quando magari vive con due genitori che stanno perdendo il lavoro o comunque vede altre persone che non riescono a trovare lavoro e ha tutti questi messaggi che in qualche modo destabilizzano. Ma hai ragione, allora però no, una cosa degli è esempi è certa. positivi dai esempi. Vi chiedo scusa di signore, gentili signore, una cosa è certa, io e Chiara ci siamo già annotati che dovremmo tornare presto su questo argomento perché abbiamo tentato la legge della fisica di mettere troppo liquido in un vaso che non ne poteva tenere così tanto. Gli spunti sono molto interessanti, quindi se siete d'accordo, prima della, della fine dell'anno torneremo a occuparci di giovani e siete già tutte e quattro precettate va bene? Okay. d'accordo? grazie okay. però lo allora, stavolta eh, certo lo e lei, lei si riferisce polemicamente ad una <ride> cena che io dovevo offrire a Tiziana va fanno, fanno. grazie mille anche per anche. tutto sì, eh. grazie davvero alla scrittrice due romanzi di successo pubblicati l'amica Irma Zanetti grazie a voi, buonasera grazie, grazie, buon lavoro presidente nazionale dei giovani della CNA degli artigiani eh, Stefania Milo grazie Grazie a voi alla prossima. Buon lavoro e a presto a cena, così almeno smettiamo ah. con questa <ride> storia che io non mantengo le promesse. Segretaria della Camera del Lavoro di Milano, l'amica Tiziana Scalco. Grazie, grazie a voi. arrivederci Ed davvero a è stato un piacere, come sempre, ascoltarvi ed ascoltarla, già dirigente scolastica e capogruppo della Monza per tutti, l'amica Anna Maria Martinetti. Grazie a tutti, grazie davvero. Grazie. Noi torneremo presto, Chiara. Torniamo la settimana prossima, un ringraziamento particolare alle nostre ospiti. A Vladimiro e soprattutto a tutti coloro che ci seguono, ci scrivono e ci suggeriscono eh, diversi argomenti e spunti. Questa volta abbiamo toccato un tema grandissimo, abbiamo cercato di farlo eh, nella, alla nostra maniera, quindi con eh, inchieste e servizi. Ovviamente non siamo riusciti a coprire eh, tutto, tutta quanta l'informazione, ci auguriamo di poterlo fare prossimamente, continuate a seguirci. Vi posso già dire che settimana prossima prossima Tornerà la grande Vladimiro Poggi perché parleremo di Matteo Renzi e dello Sblocca Italia. <ride> e ti, ne sentiremo delle belle. Eh, buona serata.